7 primari in 7 mesi e 131 assunzioni, turnover al 100%, per ogni persona che va via quindi ne viene assunta un'altra e passaggio dei tempi determinati a indeterminati. Stamane, in una conferenza stampa alla presenza del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, ha ufficializzato le nomine dei direttori. Alcuni già operativi da tempo, altri sono freschi di nomina. Stefano Bianchini sarà il nuovo direttore della farmacia interna, ad esempio, ma il 2016 aveva visto insediarsi al pronto soccorso Stefano Loffreda. Il dottor De Simoni è passato dall'ortopedia di Urbino a quella di Marche Nord ed ancora Pellegrini, dopo anni di facente funzioni ad oculistica, ora da 24 ore ne è ufficialmente il neodirettore. Passaggi ben delineati questi che seguono la fase di riordino della sanità marchigiana voluta con il nuovo piano regionale per recuperare capacità operativa. Come ci eravamo impegnati dicendo, dopo il riordino avremo la possibilità di mettere in moto le assunzioni. Sono una cosa molto attesa in tutta la sanità regionale. E stiamo struttura dopo struttura approvando quelli che sono i piani assunzione che vanno a sostituire tutti i pensionati, che permettono di recuperare personale, che completano tutto quello che serve per l'emergenza, per il rispetto dei turni, per i progetti che completano il quadro clinico dell'offerta sanitaria marchigiana. È una cosa molto attesa, desiderata da anni, il fatto di oggi poterlo fare è un segnale molto importante, dice ai nostri cittadini che c'è attenzione alla loro salute, che stiamo restituendo in termini di risorse umane quello che si è fatto in termini di sacrifici nel momento in cui sono state portate avanti le riforme, quindi una coerenza fra i sacrifici e i risultati che potremo ottenere grazie a questa forte immissione di nuovo personale. Qualità, eccellenza e appropriatezza sono le parole chiave di questo mandato di Maria Capalbo, che non esita a definire una vera boccata d'ossigeno per l'azienda ospedaliera queste 131 assunzioni, di cui 49 medici, 15 dirigenti e 59 persone per tutto il comparto. Vogliamo incominciare a dire che c'è un momento di cambiamento per l'azienda ospedaliera Marche Nord, un momento di riqualificazione per l'azienda ospedaliera anche alla luce delle nuove normative che richiedono praticamente qualità, eccellenza, aumento dell'attività e soprattutto appropriatezza. E questo oggi è una giornata molto importante perché oltre a questo si annuncia anche l'approvazione con delibera di giunta del nuovo piano assunzioni che porta praticamente una svolta per Marche Nord. 100% del turnover per il 2016, 2017, 2018, quindi cosa significa? Che per ogni persona che va via ne viene assunta un'altra. Non solo, stabilizzazione dei tempi determinati e dei tempi flessibili e la novità delle novità è l'approvazione di progetti di potenziamento per qualificare le eccellenze che prevedono l'assunzione tra il 2016 e il 2017 di ben 131 persone in più.